Il futuro delle riabilitazioni estreme sono gli studi nelle protesi. Noi il libro che stiamo facendo sulle riabilitazioni estreme con tutta l'equipe sarà sui materiali, sugli vari tipi di materiali che abbiamo fatto e lo facciamo assieme a gruppi di odontotecnici e a gruppi di designer, con cui faremo vedere le potenzialità della telemedicina, quindi scambiare i dati a distanza. Io da maggio inizierò a viaggiare, sarò all'estero, ricevo le vostre impronte, facciamo il design e lo mandiamo indietro. Qua viene stampato e montato in bocca. Facciamo vedere come con la trasmissione dati può essere delocalizzata. E questo serve aprire la testa. Aprire la testa, far vedere come il mondo sta cambiando. Poi faremo i centri assistenza in Italia. Piazziamo una macchina a fresaggio, si rompe un dentino, spettacolarizziamo l'evento. Guardate cosa stiamo facendo. Click. Ci è arrivato oggi dalla Moldavia. 2 ore l'abbiamo piazzato in bocca. Sconvolge il mondo. Ok, ci sono poche persone nel mondo che fanno che lo cambiano semplicemente facendo vedere quello che si può fare, le potenzialità. Poi quello è di ispirazione a tutti quelli che vengono dopo. Nei gruppi, per esempio, ci sono molte persone che a me ispirano. Ci sono persone con cui parliamo la stessa lingua, vado a trovare o loro vengono qui. E sono quelle le cose che non ti permette di sviluppare l'università. Perché in università o sei fortunato che passano tutti per quel corso alla stessa ora, ma è un po' improbabile, oppure ti insegnano cose che è più probabile che andavano bene 10 anni prima in università. Se io vado in università e cerco chi insegna Exocad, non c'è. O se lo fa privatamente, fa corsi privati, dice perché devo insegnarlo in università gratis? E fa corsi per gente che viene da diverse parti del mondo, non vengono tutti da quella città, perché non tutti fanno quello in città. Anzi, il 90% sono cure normalissime, piccole, semplificate. Quello che è il risultato da tutti questi anni è stato intanto creare delle linee che fossero sottocompatibili tra di loro, ok? Tutte alla base c'hanno i multi-unit, che sono dei pilastri. Vediamo se c'è una foto dove si vede, dove si possono avvitare i denti. Poi, che io monto un tipo di denti o un altro tipo di denti, è importante che io li possa svitare. E facciamo attenzione perché ci sono tantissimi colleghi che pensano ancora che i denti vadano incollati, cementati. Colleghi, non pazienti. Perché questo? Perché anni fa, quando non c'erano gli impianti, la capsula si incollava sul dente. Quindi sono stati portati sul commercio gli impianti dentali per sostituire i denti, hanno detto che okay, incolliamo la capsula invece che sul dente, sull'impianto. Poi ci hanno ragionato, hanno detto, vabbè, nel dente perché la incollo la capsula? Perché in mezzo c'è il nervo, ok? Quindi non vado a toccare il nervo, oppure lo devitalizzo e la incollo. Nell'impianto ho la possibilità di mettere una vite, faccio una filettatura e posso stringere la vite, perché il cemento negli anni si scioglie. E se si scioglie la saliva va dentro con i batteri e caria e fa staccare la gengiva dall'impianto. Lavoro più pulito è un lavoro privo di colle e cementi. È avvitato, è meccanico il lavoro e soprattutto posso svitare, sostituire, come le ruote dell'auto. Si rompe, si buca, sostituisco. Ok. Non devo andare a spaccare, tagliare, cercare di tirare e danneggiare quella vitina che vi ho fatto vedere prima. Oltre che gli impianti sono tutti storti nell'osso. Essendo tutti storti, perché devo mettere gli impianti dove c'è osso, non idealmente faccio così, esce fuori dall'osso l'impianto, dove avranno tutti assi divergenti, sghembi anzi. Divergente, sghembo, quando sono così. Come faccio a unire questi se la vita devo mettere così e ci faccio uscire dei pilastri? Non entra la protesi, perché c'è dei pilastri che non fanno entrare la protesi. Allora lì devo mettere dei piattelli che stanno tutti sullo stesso piano e la protesi viene appoggiata sopra e stretta. Questo è il modo pulito di fare le protesi. Ma non è così ovvio, perché se io vado a vedere, andiamo per esempio, Albania. Ok, tutta roba pubblica, andate voi su col vostro profilo Facebook, provate a aprire una clinica. Ok, avete delle cliniche in mente? Apritene una adesso, facciamo l'esercizio. Andate su Facebook, provate, oppure mi dite il nome e la vediamo. Allora, andiamo sulle fotografie. Vediamo prima questa. Allora, qua già mi vogliono scrivere.
Ecco Questo qua. credo sui produttori di colla. Ok, questi sono i perni che escono dagli impianti, limati con la fresa e su questi verrà incollata la protesi. Dalle gengive non deve uscire nulla. Dalle gengive ci sono solamente a filo con la gengiva dei piattelli sui quali viene poggiata e avvitata la protesi. Tra poco vi faccio vedere la protesi, come va avvitata. Anche qua, questa è una protesi incollata. Guardate qua, questo abutment. Questo è l'abutment, il pilastro su quale doveva incollarsi la protesi. Il problema è che la protesi non è scesa. Faceva frizione qua, non è scesa, è stata incollata, poggiata sul pilastro, incollata così. Qua ci entra 1 litro di batteria e saliva. Ok. Qua il capello è più largo della testa. Andiamo a vedere sotto, il capello è più largo della testa. Qua è l'impianto dove finisce il pilastro. Ok. Perché è stata fatta una fusione metallo-ceramica fusa con la ceramica fusa che ha fatto storcere il metallo. La ceramica ha un certo grado di dilatazione termica che quando raffredda il metallo ne ha un altro, storce. Quando lo metti poi su questi pilastri così, qualcosa non torna. Qualcosa non torna. Delle volte la recuperi la situazione se sei un po' furbo, cioè il paziente che deve Sono nove partire. impianti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì, un Nove, paio. oramai. No, quello non vuol dire. Il Ah, ok, discorso sono è, nove. andiamo a vedere questa protesi. Ok. Impianti sottodimensionati. Il nervo è qui, l'impianto finisce qua. Ha messo degli impiantini piccolini. Poteva mettere degli impianti più come i molari, più larghi. Questa è una protesi qua. Non La ci vedete posso il credere. mouse? Qua c'è cemento vuoto, qua c'è il capello più largo. Andiamo a vedere qua. Da questo lato, qui sopra, qua c'è il capello più largo. Qua addirittura il capello viene giù. Hai presente i capelli per È un andare in sauna? cappellone Quelli quello. per andare in sauna, che sono più lunghi e ti capita sotto, si accumula di tutto. Il problema è che la gengiva attorno poi si infiamma, va in infiammazione e ci perde l'impianto. Qua, per esempio, ha unito impianti dentali a radice naturale. Da questo lato, qui finisce l'impianto, qua inizia la capsula. Paziente cosa vede? Questo vede. La protesi, vi ho fatto vedere prima, le protesi quelle avvitate, come le riconoscete, che hanno i fori, c'hanno i fori, le protesi avvitate. Non è difficile riconoscere una protesi avvitata. Questa c'ha i fori, questa no, è incollata. Il paziente queste cose non le sa. Perché fare una protesi avvitata? Voi dovrete... Perché? Perché il multi-unit abutment, il piattello, ok, costa la metà, il doppio, scusate. A noi ci costa il doppio. Invece il pilastro dritto, limato in bocca, metto un pilastro da 15 euro, lo limo e ci incollerò poi i denti sopra. Andiamo avanti, ne vediamo altri casi. Avete un altro studio dentistico? Stiamo sempre in Albania. Dentista Albania. Ok, facciamo una ricerca proprio. Chi è? Dimmi. Che ti ho detto prima in Italia. Ma quello è italiano, non possiamo, ci denunciano Vabbè, poi. vuole essere non italiano In Italia lavorano tutti bene, basta. lei. Sì, bene, Mettitela in bravo, così testa. qua. Ok. Migliori, però voglio provarci. Come sono gli allievi? Bravi? Guarda, nessuno va Bravissimi, con bravi, bravi, bravi. perché se apro Questo bocca perdono i denti. in Italia, ai dentali. È Croazia quello, Ma quello è Croazia. Quello ha quello di ribrandizzato, quello ha Fortepulla. ribrandizzato. Ma è Fortepulla perché mi ha chiamato uno di Roma. Sì, quello è ribrandizzato, è una di quelle cliniche che ha ribrandizzato quella. Scusate, no, sono bravi gli studenti. Nessuno apre bocca. Se Allora, non paziente apro bocca perdono i denti. andiamo a vedere un po' di fotografie dove ci sono per esempio gli... Ecco qua. Che tipi di impianti sono questi? Sono i pilastri sui quali incolli. Fai vedere a loro, mi metti lì nello Questi schermo, sono? metti lì, ma fai vedere a loro Ma tu c'è adesso. il levitetap ora, c'è il Ah, vero. levitetap. Vanno stappate? Non c'è nulla. Andiamo Apriamo giù in qui. clinica, ve lo faccio vedere. Ma c'ho le foto qua, ok. Paziente cosa vede? Vede bei denti. Se si scheggia qualcosa, cosa dovrà fare? Arrivederci una bella Come ragazza. fai a staccarli? Se sono Parlo incollati, tutto. devi farti il segno della croce, sperare che tutto vada bene.
Oppure gli fai una garanzia limitante o se c'è un problema gli dici che è colpa sua. puoi togliere uno, ne hanno tolti tutti assieme. Se c'è un impianto che devi svitare, supponi che un impianto negli anni va male. Ok, io posso svitare, tolgo l'impianto e riavvitto. Lì invece devo spaccare e rifare tutto il lavoro. Va tutto rotto. Andiamo a vedere, che ne so, qualcuno. Vediamo Croazia, andiamo in Croazia. Eccolo Andiamo a vedere, per esempio. Andiamo, ma guarda che tutti ora si stanno facendo furbi perché io faccio qua. Sono divulgazione. pronto. Stanno facendo furbi. Allora, andiamo, vedi. Già fatto che non vedi foto dei denti. Vedo solo foto della clinica. Hanno tanti clienti, quindi sono E questo qui è sorrisi e uno di quelli che fa i abbracci. pullman. No, in Croazia va tanti veramente con i pullman. Passano poi i pullman da Perché in Italia c'è pullman, ancora molta pullman. gente che, siccome la Croazia è stata la prima, che dice, Sì, ah, oh, in l'Italia Croazia, prezzo sì, ma non è che migliore. non costa più, poi costa tanto poco, è lì con l'Italia. Una Andiamo cosa viaggi del lì. dente, aspetta, anche viaggi del dente. Allora, viaggi e cure. Questi Questo sono non è proprio. Croazia, eh? Questo viaggi dal dente, no, sono. Loro lavorano con più nazioni addirittura. Il classico intermediario, no? L'intermediario che se non ti va bene Croazia ti porta in Croazia, fidati, ho trovato quello bravo. Sa, vuoi andare in Albania? Ce l'ho anche in Albania, che è Sì, ho sempre quello capito, bravo. ok. E vai, però. Rappresentate. È Luciano Moggi dei denti. Bravo. Allora, andiamo a vedere La qua. spada non te la trovare di sicuro. Fotografie sempre, vedi, di persone, non vedi i lavori dentali. Io diffido molto se non vedo Ma i devo lavori dire che i dentali. denti di Parma sono anche più belli, però. Sono molto istruiti. Ok, pazienti, la chiave per lavorare bene è istruire bene chi entra dentro all'azienda.